Nuovo video e questo sarà il video sui miei cappellini per l'inverno, sì, ovviamente, e le mie berrette più che altro. E volevo fare questo video perché di solito faccio sempre video sulle scarpe e magari qualcuno delle scarpe poco frega, e quindi volevo variare un po', anche se questo non è un canale proprio, diciamo, di make up eccetera, così un po' un canale di shopping e outfit, perché a me principalmente piace quello. Sì, vi volevo far vedere questi cappellini. Adesso con i capelli lisci oggi sono in piedi, anche se sembro seduta, e tra l'altro sono anche le ciabatte, e questo è vero, vi faccio vedere perché davvero ho sulle ciabattine, vedete? Quelle qua che vi avevo fatto vedere nel video haul, le ciabattine, e quindi sono in tutta la mia altezza, perché ovviamente quando arrivo a casa la sera desidero mettermi le ciabatte, visto che tutto il giorno con i tacchi, per quanto io li possa amare. Comunque metterò sulle berrette, visto che ho i capelli lisci oggi, e poi le toglierò. Infatti ho la spazzola per pettinarmi, per non essere proprio indecente. Sì, partiamo subito per non perderci in chiacchiere. Primo cappellino, che si trova, allora, qua il cassettino dove ce ne sono dentro, non credo che siano tutte, però ce ne sono dentro un po'. E allora, il primo cappellino che vi faccio vedere è questa berrettina. Io adoro le berrettine d'inverno. Quando vado al lavoro durante la settimana non le metto quasi mai, perché praticamente le devo togliere e da qui devo pettinare, quindi, però il sabato, la domenica o la sera, così se esco, mi piace tantissimo adoperarle, e quindi ne ho diverse, non è da tanto, sono gli ultimi 2 anni che mi piacciono particolarmente, che è uscito anche un po' il boom, perché io seguo un po' la moda, quindi sono un po' una pecorella su alcune cose. La prima è questa berretta qui, che in realtà è una berretta da uomo, e l'ha presa uguale anche il mio fidanzato, cioè l'ha presa lui, dopo a me piaceva e quindi gliel'ho voluta copiare, l'ho presa anch'io, cioè non potevo usarla sola, dovevo averne anche una mia, no? Ed è praticamente questa berrettina nera, è molto morbida tra l'altro, e dentro è carinissima perché vedete, ha tipo, cioè non so se riuscite a vedere, però comunque ha tipo tutto il pelo, il pellino dentro, molto carina. E questa qua praticamente è una classica berrettina nera che si mette così e praticamente resta molto molto stretta, chissà che faccia avrò, comunque vabbè, non fateci caso, e praticamente è fatta così con dietro, diciamo resta un po' più lunga dietro. Mi piace tantissimo, e questa ovviamente la potete tranquillamente adoperare con, oggi sono quella da adoperare, la potete usare con i tacchi, con anche un look un po' più casual, molto carina. E questa qua l'abbiamo presa dai cinesi, nel reparto uomo, e l'ho pagata, cioè me l'ha regalata lui, perché me la sono fatta regalare, cioè ho detto me la regali tu, e l'ho pagata, mi sembra sui 4 euro, 3,90 euro, l'abbiamo presa settimana scorsa, devo ancora indossarla. Altra berrettina che vi faccio vedere è questa qui, che è carinissima, ed è di cotone, ed è di lana, scusate, comincio a straparlare, sono le 10. E poi non guardate il mio aspetto, tra l'altro sto facendo un sacco di video in cui sono vestita di nero, ma io vi giuro che non mi vesto mai di nero, non so cosa succede, vabbè, comunque. Questa qui è a costine così di lana, grigia, grigio melange, con praticamente queste borchiettine giallo fluo, è molto carina. Questa l'ho presa da Terranova l'anno scorso con i saldi, e l'ho pagata 2 euro, una cosa del genere, cioè pochissimo, e anche questa resta comunque un pochino più lunga dietro, meno male, sono quasi tutte in quello stile lì. Poi questo qua è veramente un bijou che vi faccio vedere, devo ancora usarlo quest'anno, però adesso che comincia il freddo sicuramente lo userò, mi sono proprio ripromessa di usarlo, ed è questo magnifico colbacco blu, cioè è una cosa pazzesca, è un colbacco, io da tanto volevo un colbacco, e questo qua, vabbè, è proprio un colore molto sobrio, però l'ho trovato praticamente quando andavo ad acquistare, forse ve l'ho fatto vedere, non credo di avervelo fatto vedere, comunque quando andavo all'outlet quest'estate e c'era il negozio Colors and Beauty che svendeva praticamente tutto, avevo comprato un sacco di orecchini a 50 centesimi, un sacco di cosine, tra cui questo bellissimo colbacco che costava una cosa tipo 30-40 euro ed era in saldo, l'ho pagato 1 euro, cioè ragazze, vi giuro, e tra l'altro se ci fosse stato di altri colori, l'avrei preso anche di altri colori. La cosa migliore che potevo fare oggi era prendere uno specchio e metterlo in parte, di modo che riuscivo a vedere in che stato ero, però vabbè, voi non fateci caso, guardate il cappello.
E comunque questo qua è un colbacchino così blu, molto molto bello, che io sicuramente userò quest'inverno e l'ho pagato veramente una cavolata. Poi è proprio carino perché ha questo pelucioso molto molto carino. Scusate se mi do una pettinata, ma per la decenza popolare. Allora, ok. Altra berretta che vi faccio vedere. Allora, queste qua praticamente sono quelle berrette che lo scorso inverno le abbiamo viste in tutte le salse, cioè roba da aver la nausea a forza di vederle. Ovunque, praticamente c'erano queste berrettine qua, anni 90, che io tanto odiavo fino all'anno scorso. Poi l'anno scorso mi sono ricominciata a piacere perché comunque le vedevi in giro sempre. E fanno molto teenager e fanno così un po' il look. Io le metto sempre col look un po' così grunge, mi piace, non lo so. Questa qui l'ho presa da Tally. Ed è questa bellissima berretta che ho usato tantissimo l'anno scorso. Adoro il colore di questa berretta. Ha la scritta oui, che vuol dire sì in francese, per chi non lo sapesse. Cioè lo sapranno tutti, però vabbè, magari c'è qualcuno che non lo sa. E è bellissimo questo color magenta. L'ho usata veramente tantissimo, anche quando avevo i capelli scuri con lo chatouche così, ma mi piace anche col capello biondo. E l'avevo presa appunto da Tally, l'avevo pagata 5-6 euro sempre con i saldi, perché sapete che io la maggior parte delle volte acquisto con i saldi. Poi vi faccio vedere questa, anche questa è di Tally ed è sempre la stessa berretta, praticamente la stessa forma. È forse un po' più corta e più larga questa, però comunque ha sempre lo stile anni 90 risvoltato. E questa qui praticamente ha queste bellissime croci. E anche questa è veramente molto molto grunge. Mi piace tantissimo mettere tipo questa e i finti Dr. Martens. E mi piace tantissimo questo tipo di outfit e magari un bel rossetto. E questa qua l'ho già usata una domenica che avevo su appunto i finti Dr. Martens gialli, una gonna nera con su delle macchinine gialle. Per chi mi segue su Instagram sicuramente l'avrà vista, per chi non mi segue vabbè, puoi immaginare. E il parka nero e mi piaceva tantissimo anche se effettivamente dimostravo 15 anni perché mi davano della... Mi hanno chiesto se andavo alle superiori, se andavo a scuola, eccetera, eccetera, e non voleva chi mi ha incontrato, chi mi incontra in questo periodo, non ci crede mai che ho 25 anni. Vabbè, ho 25 anni all'anagrafe, meglio per me che non ne dimostro, però con queste berrettine effettivamente è difficile dimostrarli. Poi sempre Tally, praticamente c'è tutto Tally qua dentro, posso andare a venderle. Sempre questa berrettina, questa qua la adoro per il colore perché questo grigio così melangiato, tutto così un po' sfumato, mi piace tantissimo. E questa qua ce l'ha anche mia sorella, anche questa veramente, quest'anno devo ancora metterla però l'adoro, c'è scritto Dude. E praticamente questa qui, a differenza dell'altra, ha le lettere praticamente così plastificate, specchiate in rilievo. È molto molto carina e anche questa è praticamente anni 90. L'unica cosa brutta di queste berrettine qua è che mi si appiattiscono tantissimo i capelli quando le tolgo, cioè i capelli tipo strapiatti, però vabbè, penso che sia una cosa comune a tutti. L'altra berrettina, sempre anni 90, che palle, questi anni 90 effettivamente, le ho comprate tutte l'anno scorso, cioè ero impazzita per le berrette, quest'anno devo ancora comprarle, vabbè, un buon segno. Questa qui comunque è azzurro puffo, sempre uguale, e c'è scritto party, sempre con le lettere in rilievo, questa volta d'oro. E anche questa è carina, questa qua l'ho messa forse solo una volta, l'ho usata un po' meno delle altre due, perché effettivamente le altre due, grigie e nere, sono più versatili, mentre invece quella di azzurro è un po' più vincolante, anche se mi piace. Poi, altra berretta, sempre anni 90, però questa volta Terranova, è questa qua, grigia, così tutta lamé, questa qua fa molto dicembre. Secondo me molto sotto feste ed è fatta in questo modo praticamente, solo che è grigia con questi tutti questi brillantini, questi lamè. E anche questa Terranova l'avevo presa in offerta 2 euro, 1,99 euro. Praticamente Terranova vi consiglio di andare sotto i saldi, quando verso gli ultimi saldi, ma anche a metà, che trovate tipo tutti gli accessori veramente a pochissimo. Infatti quest'inverno non vedo l'ora che arrivino i saldi a gennaio per farvi vedere. Che cosa si può acquistare, diciamo, a pochissimo prezzo, per dare anche una dritta per chi magari non è abituato a fare shopping così low cost, extra low cost, diciamo. Non so perché ho il vizio di mettermi così, stai dritta. Ok, questa qui sempre di Terranova, molto sobria anche questa, l'ho usata forse una volta ed è praticamente uguale a quella grigia con le borchiettine gialle, però è praticamente tutta fucsia, fucsia evidenziatore, rosa evidenziatore. E anche questa è veramente sobrissima, fatta in questo modo. Questa qua me la immagino con dei pantaloni della tuta,
tipo magari anche con dei tacchi, pantaloni della tuta grigi, questa qui che dà il colore e mi sembra molto cool. Questa invece è un'altra berrettina che ahimè non mi ricordo dove ho preso. Sì, che mi ricordo, Terranova, figurati. Praticamente io svaligio la Terranova dovrebbe farmi diventare un'associata perché gli svaligio il negozio quando ci sono i saldi. Lo sanno le commesse che mi vedono sempre tipo tutti i giorni al negozio, ci lascio giù sempre veramente, compro un mucchio di robe, gli lascio giù pochi soldi, me lo costano poco, però mi vedono praticamente sempre sotto i saldi. Invece senza saldi non vado mai a comprare, non compro mai un cavolo alla Terranova. Questa qua comunque è beige, fatta così, sempre stile lungo, con la treccia in mezzo, anche questa molto più seria, diciamo, dal punto di vista della forma, del colore, eccetera. Molto più sobria. E sono queste qua così di lana, lunghe dietro. Sto morendo. Quest'altro invece è un cappellino baschettino, e questo qua invece l'ho preso da Colors and Beauty, sempre quando c'era quel discorso lì del se l'ho preso da Colors and Beauty, ma no, che cacchio dico, e ne ho preso un altro da Colors and Beauty, lasciate perdere. Questa qui invece l'ho presa da Terranova e sempre col discorso dei saldi l'ho pagata a 2 euro. Questa qua non guardate come la metto perché un po' sarebbe da mettere storta, vabbè, farà schifo comunque, capiatemi che non ho lo specchio. Ed è questa sorta di baschettino, che questo qua è molto molto carino, mi fa venire in mente quelle bambine dei collegi di una volta. Comunque mi piace, un po' più bon ton rispetto alle berrette, ma ogni tanto ci sta bene anche il bon ton, non sempre quel trash, finto trash, grunge. L'ultima che vi faccio vedere, visto che l'ho spiata qui, poi ne avrei anche delle altre da farvi vedere, ma al momento sono solo queste, quindi vabbè, accontentatevi, vi ho dato una buona idea. E questa qua l'ho usata tantissimo, cioè la usavo tantissimo, andavo a fare shopping a Brescia, e questa berrettina qua bellissima che ho trovato, questa l'ho presa da Colors and Beauty, mi sono confusa con l'altra perché sono simili, è semplicemente un pochino più color cappuccino, più nocciolina, e questa qua è molto carina, l'ho pagata solo 1 euro e mi piace veramente tantissimo. E niente, questi erano, non tutti, però una buona parte dei miei cappellini per l'inverno. Se vi interessa vi posso fare anche le sciarpe, fatemi sapere ovviamente nei commenti, e spero che magari possa interessare a qualcuno, a cui magari non interessano sempre le scarpe, che io sono una fissata con le scarpe, e spero di avervi dato qualche spunto. Se volete vi faccio vedere anche degli outfit quando ne indosso, se riesco a girarli, magari anche qua in casa, perché purtroppo l'inverno lavorando tutto il giorno, a meno che sia sabato o la domenica, ma quando c'è qualcuno che riesce a farmi video, se no mi devo arrangiare, non esco più sul terrazzino, che non è che era chissà che, però vabbè, fatemi sapere comunque se vi interessa, vi faccio vedere degli outfit quando le indosso, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, scusate per l'aspetto, non so come saranno usciti i capelli, spero abbastanza decentemente, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!